Ciao, allora, sì, questo è il primo video con la frangetta e come vedete io non so come devo fare, già la lunghezza, tra un po' mi copre gli occhi, quindi, e l'ho fatta una settimana fa, 8 giorni fa, quindi sì, come al solito, il bello e il brutto della frangetta. Comunque, vi faccio vedere anche la lunghezza che non credo di avervi fatto vedere ancora, sì, quindi sì. Questa è la lunghezza, li ho tagliati parecchio, almeno parecchio per me. Volevo cominciare da cosa cominciamo? Cominciamo da questo. Quindi, mattino cosa facciamo? Ci laviamo il viso. Questa, l'ho quasi finito, è Natures. Natures, che poi è di ogni volta dimentico il nome, Biosline, mi ha inviato diversi prodotti che sto utilizzando, una delle aziende appunto che mi ha inviato diversi prodotti. Ne ho parlato già, ho parlato forse di un paio di prodotti nel video precedente. Questa è la crema di pulizia detossinante al vino Chianti e acidi dolci dell'uva. Molto buona, molto cremosa, non lascia la pelle secca, che questa è per me una delle cose più importanti quando lavo il viso. E subito dopo averlo lavato, quando lo asciugo, lo tampono con l'asciugamano e poi inizio a sentire che la pelle tira, quella è la cosa che odio. Mi ha dato un messaggio e mio fratello, vogliamo sentire? Vediamo cosa ha detto. Diceva Brian che me l'ha chiesto, aspetta che ti chiamo. Mi chiama. Dopo. È lui. Sa. Ehi. Perfetto, perfetto. Ok, ci sentiamo dopo. Ciao. Lo uso solamente al mattino per lavare il viso con l'acqua tiepida. Molto buono e si sciacqua anche facilmente. Un'altra cosa che mi interessa di solito, se ci devo mettere tanto tempo per risciacquare un prodotto, poi io mi stanco. Andiamo avanti con un altro prodotto, è il secondo prodotto, Sea Natures, che è questo contorno occhi e labbra antirughe con acqua unicellulare di arancia rossa e acido ialuronico. E sì, quindi un antietà, prodotto antietà da utilizzare sia sul contorno occhi che sul contorno labbra, che alla fine sono appunto le zone in cui, soprattutto il contorno occhi, in cui vedono più velocemente le rughe, le linee di espressione, i segni dovuti appunto soprattutto all'invecchiamento della pelle. E quindi sì, io lo trovo molto buono, lo trovo molto buono perché si asciuga velocemente, lo utilizzo spesso sotto il trucco ed è una crema che io consiglierei anche alle ragazze più giovani per prevenire è meglio che curare, ed è vero. E anche per le ragazze più giovani, per le ragazze che magari fumano e non vogliono, cercano di prevenire le famose rughette dei fumatori che si formano qui sul contorno labbra. Continuiamo con un prodotto che voi sapete da sempre è il mio preferito. Da un po' era scomparso dalla circolazione, no, ancora non si vede, dalla circolazione e adesso è tornato, non so nemmeno da quando, però ho dato un'occhiata e l'ho trovato. Sono i cerottini Essence, quelli per il naso. Quindi ero curiosa non so per quanto tempo non li hanno prodotti, ero curiosa di vedere, insomma, il risultato e poterli paragonare a quelli che io avevo utilizzato in passato e che mi erano piaciuti parecchio. Devo dire che l'unica differenza che io ho notato è forse l'odore un po' meno pungente. Trovo che continuino a funzionare benissimo, almeno nel mio caso. So che alcune di voi si trovano bene, altre preferiscono altre. Io mi trovo benissimo, continuo a trovarmi benissimo e ne ho la prova. Umiliazione pubblica. Ecco cosa faccio per voi.
Mi dispiace sempre che all'interno ce ne sono solamente tre. Continuiamo con una maschera per il viso. Io adoro le maschere per il viso, mi piace provarne sempre di nuove, soprattutto le maschere anti-età, le maschere particolarmente idratanti, antiossidanti. Queste sono le maschere che preferisco. Da Sephora stavo cercando una maschera e avevo lo sconto del 20%, quindi ho detto ne approfitto. E ho preso questa maschera Isenberg, mai provata come marca. Ogni volta che leggo Isenberg, anche se quello forse è con la H, penso a Breaking Bad. Comunque, chiudiamo la parentesi. Informazione televisiva. Questa è una maschera rassodante, illuminante. Non c'è in italiano, non c'è, vero? C'è in inglese e c'è in francese. Credo che sia una marca francese, Monegasca, quindi sì, Monaco. È una maschera che contiene vitamina A, E, oli di semi di semi d'uva, oli di semi d'uva, tè verde, eccetera, eccetera. Mi piace in particolar modo perché è una delle poche maschere che si può utilizzare sia sul viso che sul contorno occhi. E anche sul collo e décolleté, ma insomma un po' tutte, ma soprattutto per il contorno occhi. Mi piace il fatto che posso anche fare un trattamento specifico anti-età non solo per il viso, ma anche per il contorno occhi, che appunto poi, come abbiamo detto, è uno di quelli che mostra più velocemente i segni dell'invecchiamento. Quindi molto buona, mi piace molto. Cosa faccio? Dato che costa tanto e voglio sfruttare al massimo le proprietà, la applico di sera prima di andare a dormire, aspetto una mezz'oretta, quindi prima di andare a dormire una mezz'oretta prima la applico, anche perché si asciuga velocemente e mi piace tenerla durante la notte e poi risciacquarla al mattino. Quindi molto buona, lascia la pelle davvero morbidissima, anche il contorno occhi, e mi piace parecchio, mi piace parecchio. Non è proprio economica, non è economica, è una di quelle luxury brand, come può essere Sisley, queste marche, però molto buona e ne devi applicare un velo leggerissimo, quindi è una confezione da 75 ml, ma sicuramente mi durerà parecchio proprio perché ne utilizzo poco. E la sto utilizzando un paio di volte alla settimana. Quindi, insomma, poi speriamo che mi dura, non so, una decina d'anni. Continuiamo con un altro prodotto che mi hanno inviato. La marca dovrebbe essere, non si legge più, non si legge più, Antos. Non mi piace moltissimo, vi dico anche il perché. Lo trovo innanzitutto un po' troppo fluido per me, un po' troppo liquido. È uno di quelli che se sbagli ad applicare, sbagli l'applicazione, ne applichi un po' di più, rischi che poi ti vada a finire un po' ovunque sul viso. E un'altra cosa che credo sia la cosa, insomma, che non mi piace maggiormente è l'odore. Un odore un po' pesante, soprattutto per un prodotto che alla fine metti sulle labbra, quindi sempre l'odore, no? Essendo le labbra vicino al naso, l'odore è sempre lì, è persistente poi ed è un po' troppo forte. Non so se credo che sia appunto di erbe, comunque sì, l'odore è molto molto particolare e non mi piace, soprattutto per un prodotto da utilizzare sulle labbra, proprio perché lo riapplico spesso e questo odore mi dà fastidio. Per ciò che riguarda l'idratazione, non lo trovo, non è male. Non lo trovo, preferisco i prodotti che siano un po' più solidi. Sì, una via di mezzo tra il solido e questo che è un po' troppo liquido.
Però sì, l'odore già mi fa passare la voglia di applicarlo. Salvettine struccanti, queste le ho prese nel negozio comunque all'interno dell'ambasciata, quindi non sono sicura, non so se sono disponibili in Italia. Sono Pons, sono delle salvettine struccanti e devo dire che fino sono quelle che ho tra le migliori. Anzi, devo dire che per me sono le migliori tra quelle che ho provato fino adesso. E molto ben impregnate, perché ci sono certe salvietine struccanti che veramente, non so, che ci mettono due gocce col contagocce. Ho dovuto cambiare la luce perché stava diventando buio qua dentro. Allora, le salviettine, stavo parlando delle salviettine. Queste salviettine, le trovo buone perché sì, impregnate. Ecco. Vabbè, la grandezza, insomma, non sono proprio enormi, ne ho viste di più grandi, però sono la lavorazione con questa lavorazione in rilievo permette davvero di pulire molto bene la pelle. Mi piace davvero tantissimo perché riesce, anche il profumo è buono, leggero, però leggero e piacevole. Se trovate quelle buone, quando si trovano quelle buone, quelle che funzionano bene, che fanno un ottimo lavoro, sono perfette perché struccano davvero benissimo e in maniera veloce, che è importante, soprattutto quando magari siamo stanche, non vogliamo struccarci. Struccatevi sempre, è fondamentale lasciare respirare la pelle, perché poi vi svegliate al mattino, capita a tutti, con il brufoletto, con le cose, ed è assolutamente normale perché la pelle ha bisogno di respirare durante la notte, quindi mi raccomando, andate a dormire sempre struccati. Ultimo prodotto, sì, ultimo prodotto è questo Alchemilla. Sono arrivata, sì, più o meno a metà. Sì, anche Alchemilla mi ha inviato diversi prodotti. Di nuovo, li sto provando. Pian pianino vi farò le varie recensioni. Questo è il tonico adatto a tutti i tipi di pelle. E con, allora, estratti vegetali di rosa, rosa damascena, aloe e calendula, dall'azione lenitiva e riequilibrante per ridonare luminosità, freschezza e tonicità. Elimina in profondità le impurità e residui di trucco detergente. E io lo uso dopo aver utilizzato le salviettine, lo passo con un cotton fioc, con un batuffolo di cotone, con i dischetti meglio ancora di cotone sul viso. E noto che fa un buon lavoro, riesce sempre a catturare qualcosa. E poi una buona profumazione, è fondamentale, buona profumazione. E lascia la pelle idratata, non secca la pelle. E sembra quasi, non devo dire oleoso, ma ha una consistenza che non è proprio liquida, ma toccandolo sì, sembra un po' oleoso, che mi piace perché non è tantissimo che dice ah, che fastidio. Per me quella quantità giusta, la quantità giusta di oleosità per nutrire la pelle e lasciarla idratata, poi con il freddo ancora di più. Quindi, sicuramente un buon prodotto. Ed è tutto, come al solito, spero che abbiate trovato questa review utile e niente, ci vediamo il prossimo anno con un video sui raccomandati. Un bacione grandissimo, ciao!